Ci stiamo dirigendo verso Lecce. Oggi è il giorno in cui cercherò per la prima volta di insegnare un po' di economia a ragazzi di seconda e terza media. Sono un po' teso, non so se andrà bene o meno, spero di sì, è tutto pronto. Questa giornata tra l'altro fa parte dell'iniziativa del Ministero per quanto riguarda ottobre, che è il mese dell'educazione finanziaria, l'ha istituito il Ministero, e durante tutto questo mese il Ministero patrocina un sacco di attività inerenti proprio all'educazione finanziaria, dai più grandi ai più piccoli, e per quest'anno il Ministero ha deciso che come tema sarà quello di pensare al futuro, per programmare il proprio futuro. Quindi in questo senso andremo a fare un laboratorio verso i ragazzi, proprio per cercare di fargli capire quanto siano importanti tematiche come il risparmio, stare attenti anche a eventuali imprevisti, cos'è la moneta, cos'è l'inflazione, eccetera eccetera. E quindi avremo 3 laboratori in cui effettivamente andremo a spiegare un po' di concetti economici. Per loro sarà la prima volta, visto che purtroppo non si fa educazione economico-finanziaria a scuola, almeno dalle medie. Quindi sarà molto interessante vedere le loro reazioni, come si approcciano alla materia e avere un po' di feedback, ecco. Speriamo che tutto andrà bene. Sapete quanto ci tengo a questo argomento e quanto penso sia fondamentale insegnare queste tematiche fin da bambini, perché solo da bambini ci si può interessare all'argomento e poi pian piano apprenderlo, masticarlo, digerirlo, fino a quando non si arriva al mondo del lavoro, magari a 20 anni, ed essere dei cittadini già abbastanza formati e consapevoli di quello che ci succede intorno fondamentalmente. Adesso lo facciamo a piccoli bocconi, essendo dei ragazzi delle medie, ma in teoria si dovrebbe poi pian piano approfondire verso tutto il percorso delle superiori, no? È una cosa importante questa, e cerchiamo di dare questo piccolo contributo. Durante tutto questo mese di educazione finanziaria il nostro progetto è uno dei pochi che punta a delle persone così giovani come i ragazzi di seconda e terza media, e quindi sarà un vero e proprio esperimento. Non sappiamo minimamente la loro reazione, cosa potrebbero capire, quale sarebbe il loro interesse, però siamo fiduciosi e crediamo molto, quindi vediamo cosa succederà. E siamo diretti verso Lecce per capirlo, per fare questo test, come direbbe Giorgione. Dai, sono carico, non vedo l'ora. Ok, siamo arrivati nel luogo in cui devo fare lezione, trovo parcheggio e andiamo. Dai, sono le 8 del mattino, sono catafratto, ma è per una buona causa. A dopo. Gli ultimi preparativi. I ragazzi entrano in classe e così inizia la lezione, che praticamente è suddivisa in 2 parti. Una più teorica, anche se molto breve per non annoiare troppo i ragazzi, e ci ho messo anche qualcosa di tecnologia per non sembrare troppo boomer. E l'altra invece più pratica, in cui applichiamo le cose che ci siamo detti nella parte teorica, appunto giocando insieme, cercando di rendere il tutto il più possibile coinvolgente, e praticamente giocando e imparando allo stesso tempo, che per una scienza che molto spesso viene definita una scienza triste, diciamo che può essere un ottimo risultato. Cosa ne dite, eh? Ah, finito. 6 ore. Veramente, dalle 8 di mattina fino ad adesso sono le 3 tipo di sera, di pomeriggio. Però è stato bello. Ho perso la voce. Mi ho fatto 3 laboratori con una 40ina di ragazzi. È stato bello, i ragazzi erano appassionati, c'erano alcuni che non volevano smettere di sentire cose economiche, di finire il laboratorio. Non vi posso mostrare tantissimo perché è un progetto che stiamo sviluppando e quindi c'è un po' di segreto industriale, diciamo. Però è stato bello, i ragazzi si sono appassionati, hanno capito un sacco di concetti di economia, dell'inflazione, del risparmio, eccetera eccetera, e della moneta, con il concetto di moneta, cos'è una moneta, eccetera eccetera. È stato molto bello, è stato emozionante, è stato veramente interessante. Io sono super emozionato avere questa opportunità, come vi ho detto all'inizio del video, fino all'arrivo all'università da parte mia non conoscevo assolutamente nulla di economia, e invece adesso, ecco, grazie anche al Ministero, avere questa opportunità per i bambini così giovani, stiamo parlando di seconda media, terza media o anche quinta elementare, è un grande vantaggio che potranno sfruttare anche in futuro. Insomma, vedere, vi ho mostrato alcune immagini della Repubblica di Weimar e sono rimasti subito stupiti tutti dal fatto che
i ragazzi di quel tempo, degli anni 20 della Germania, facevano gli aquiloni con i soldi e non compravano gli aquiloni con i soldi. E sono rimasti sempre scioccati. E poi c'è ad esempio una bambina, quando durante il laboratorio ha fatto mi sento una manager, cioè sono piccole cose ma che ti fanno capire che forse qualcosa stai insegnando a loro, no? Gli stai dando qualcosa probabilmente. Oppure altri che facevano alcune uscite interessanti, curiose, ti facevano capire che comunque erano appassionati, si stavano appassionando della materia, che è la cosa fondamentale a questa età. Non puoi spiegargli i modelli economici, ma almeno fargli dire oh, questa cosa è importante, questa cosa può essere divertente. Oppure ancora altri ragazzi che avevano finito i soldi, quindi non avevano seguito perfettamente tutte le mie indicazioni, che poi dopo alla fine del laboratorio hanno detto dobbiamo risparmiare, dobbiamo stare attenti ai nostri soldi. Insomma, sono cose importanti da ascoltare. Comunque si vede che più o meno hanno capito che devono gestire in un certo modo i soldi, che devono pensare al futuro, che devono risparmiare, devono costruire il proprio futuro anche da un punto di vista finanziario, no? È stato veramente bello. E nel primo laboratorio su 15 ragazzi 5 hanno finito i soldi prima di quanto dovevano. Nel secondo laboratorio è stato, diciamo, più positivo, anche perché ho rimarcato ulteriormente alcuni concetti. E persone che hanno finito i soldi sono state 2 su 15, e nel terzo laboratorio sono comportati bene lì, però anche più o meno la media è sempre la stessa. E alla fine è anche un gioco, no? Però è importante che falliscano i bambini nel gioco, nel laboratorio che abbiamo fatto, piuttosto che nella realtà. Questo sicuramente è essenziale. È bello, secondo me è una cosa molto positiva e dovrebbero introdurla a scuola. È possibile insegnare l'economia anche a ragazzi delle medie, addirittura anche delle elementari, è assolutamente possibile. Come possono capire il ciclo di Krebs, possono tranquillamente capire anche alcuni concetti di economia anche non troppo difficili, ma anche quelli un po' più complessi. Alla fine basta semplicemente capire qualche meccanismo. Però davvero, se a scuola si insegnano reazioni chimiche, la fisica, la matematica, eccetera eccetera, si può insegnare tranquillamente anche l'economia. A proposito di matematica, ho visto alcuni ragazzi che avevano anche difficoltà con i conteggi, che è una cosa che influenza anche il nostro modo di vivere l'educazione finanziaria e la finanza. Molto spesso i nostri problemi con la finanza si hanno a che fare con, per quanto riguarda la difficoltà nella matematica sostanzialmente, no? E quindi è molto importante fare anche questa cosa, praticarci con la matematica, non avere paura di questo strumento, che è uno strumento utile a fare anche di conto e di investimenti e parlare di finanza sicuramente. Ovviamente, oltre a questo, le classiche cose quando hai a che fare con i bambini, alcuni un po' più dispettosi, alcuni che facevano più chiasso di altri, ma devo dire è stato molto interessante. Adesso torno a casa che sono esausto, anzi, visto che c'è bel tempo qui a Lecce ed è il 21 ottobre e fanno 25 gradi, forse vado pure a mare. Wow. Siamo tornati in studio, è stato qualcosa di veramente emozionante, lo so, sono ripetitivo, ma è stata un'esperienza fantastica e indescrivibile. E spero che insieme all'azienda con cui sto collaborando per portare avanti questo progetto riusciremo a sviluppare ulteriormente questo laboratorio e magari, che lo sa, coinvolgere anche voi nel laboratorio, magari i vostri figli. Ora, il ministero ci ha dato da un gadget da consegnare ai partecipanti, che è questo. È una penna, una banalissima penna, ma all'interno del cappuccio ci sono dei semi, perché appunto il tema era prenditi cura del tuo futuro e il ministero ha voluto creare questa metafora. Infatti c'è scritto semina oggi per raccogliere i frutti domani. E quindi ci rimane un'ultima cosa da fare per chiudere questa storia. Piantiamoli. Ragazzi, lo sappiamo, questo paese è un disastro, ha un sacco di problemi, ne abbiamo parlato molte volte, ma magari non è troppo tardi per cambiare qualcosa. Noi nel nostro piccolo possiamo fare in modo che ci saranno in futuro dei cittadini migliori e così qualcosa potrà cambiare in meglio e dimostreremo che i miracoli esistono.